momento fondamentale della presenza dell'Abruzzo al Vinitaly edizione 2022, un momento del quale abbiamo ancora il sapore nel nostro palato, è quello della degustazione storica del Trebbiano, che ha festeggiato i 50 anni della DOC. Sono stati proposti in questa degustazione dei vini veramente storici che vanno dal 1972, come un Valentini del 73, un Barone Cornacchia dell'80, un Emidio Pepe del 95, un Masciarelli del 2004 e via di seguito. Valentino Di Campli, presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo. Si festeggia oggi al Vinitaly, si festeggiano i 50 anni del Trebbiano, doveroso riconoscimento per quello che è un grande vino. Sì, è un grande vino, soprattutto un grande vino d'Abruzzo. Il Trebbiano ha una storia ormai lunghissima in Abruzzo, 50 anni di denominazione ormai certificati che hanno fatto diventare anche grande e blasonante una serie di aziende abruzzesi proprio con il Trebbiano. Trebbiano che purtroppo in giro per il mondo non gode di grande fama come vitigno, ma il nostro Trebbiano d'Abruzzo è differente per davvero grazie al nostro territorio. E con la verticale di oggi abbiamo voluto darne una concretezza, un esempio e una dimostrazione che è stata apprezzatissima e che ci ha fatto capire quanto questo vino ha una capacità di vita lunghissima, che poi è ciò che dà valore ai vini e ai territori. Per cui dobbiamo continuare su questa scia, partire dalle annate più lontane. Purtroppo non ce ne sono tante, perché non c'era l'approccio da parte dei produttori a conservare vini per lungo tempo. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista, ma come abbiamo visto ci sono tutte le condizioni per farlo. Avete selezionato 8 cantine che hanno portato il sapore di tutto l'Abruzzo, e quindi delle aree più interne e delle aree più costiere. Sì, questa è una nostra grandissima caratteristica, un territorio seppur piccolo, quella della nostra regione, ma con grandi differenze che poi si ritrovano nel bicchiere, perché il vitigno è sostanzialmente lo stesso, ma il territorio è diverso, le condizioni climatiche sono diverse, c'è anche chiaramente la mano diversa del produttore, ma il territorio fa una differenza importante, e quindi qui si innesca anche il discorso che per i vini di categoria superiore dobbiamo valorizzare le identità distintive territoriali, le microzone, e il nuovo modello dei disciplinari, il cosiddetto modello Abruzzo, aiuterà in futuro a farlo e a valorizzare tutti i nostri vini, a partire anche soprattutto dal Trebbiano d'Abruzzo. Walter Speller, 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo. Quali le potenzialità di questo vino? Ma io ho sempre creduto molto di Trebbiano, perché nel mio mercato, Inghilterra, abbiamo visto veramente da tanto tempo i grandi vini di Valentini, di Emidio Pepe, quindi la realizzazione è là, che la qualità c'è, solo che sul livello di, diciamo, prezzi bassi non si può aspettare tanto. Purtroppo questa è stata l'immagine di Trebbiano, ma sta anche cambiando questo stranamente al vaso di pecorino d'Abruzzo, che diventa un grande successo, ma tira con sé anche Trebbiano. Come è visto oggi il Trebbiano? Io vedo il Trebbiano come un vino che ha una trasparenza enorme, che fa vedere molto chiaro in bicchiere dove viene, di origine, fa vedere molto chiaro la mineralità. Per me è un quadro che fa vedere dove è venuto, con un'acidità fantastica, una potenzialità di invecchiamento che fa veramente l'ascesa nel livello di gran vino. Oggi tanti vini gustati.
Non tanti sono stati otto, ma da più giovane a più vecchi hanno fatto vedere come si sviluppa nella bottiglia, stili diversi a base, se è stato collinare in vicinanza di mare, più alto, c'è una varietà che ha fatto vedere che Trebbiano può fare tante cose. Giorgio D'Orazio, al termine di una degustazione storica. Una storica verticale per fare gli auguri a questa denominazione importantissima italiana, quella del Trebbiano d'Abruzzo DOC, istituita nel 1972 e che oggi ha stupito tanti giornalisti italiani ed esteri con annate che andavano dal 1973 al 2019. Produttori straordinari, molto blasonati, storici ma anche produttori nuovi che hanno raccontato con i propri vini e con questa diversità di otto annate territori differenti e espressioni differenti della DOC principe a bacca bianca chiaramente dell'Abruzzo. C'erano dei vini, come lei ha già detto, veramente di grande fama? Beh, c'era uno strepitoso Valentini del 73, c'era un Emidio Pepe del 1995, c'era un Barone Cornacchia del 1980, questi tre sono i vini più datati e che ci hanno dato delle soddisfazioni. La storia del Trebbiano d'Abruzzo. La storia del Trebbiano d'Abruzzo è una storia molto antica, è una storia che addirittura ci riporta per esempio nel Settecento, nei possedimenti dei Colonna nella Marsica, dove già era presente e conosciuto ed è la prima volta che compare in un documento il nome del Trebbiano, anche se di Trebbiano probabilmente parlava già Plinio nella Storia Naturale e ancora nei secoli si sono succedute diverse memorie scritte relative a quest'uva e a questi vini. Una dimostrazione pratica ne sono le produzioni otto-novecentesche che andremo a raccontare in questo libro, di cui questo evento è stato un preludio, che il Consorzio pubblicherà a giugno e che racconterà tutta la storia del Trebbiano. Un punto fermo, per esempio per noi anche visivo, è l'etichetta del 1909 prodotta da Lodovico Arlini in Atri, che è la prima ad oggi conosciuta in cui compare il nome Trebbiano. Cosa significa? Era un'etichetta stampa, vuol dire che già allora, già all'inizio del Novecento, il Trebbiano in Abruzzo aveva una propria precisa identità e un proprio quindi valore. Questa grande identità però non ha avuto sempre fortuna, il Trebbiano adesso sta venendo fuori, diciamo così, come fama. Il Trebbiano è stato per tanto tempo un'uva di quantità e poi un vino da taglio, ma anche un vino considerato poco apprezzabile, per quanto nel 1921 c'è uno scritto del Dannibale che ricorda come si trattasse di vini sapidi, sottili, di buona alcolicità, ben conservabili, di gradito profumo e poi ha avuto nel tempo una ingiusta considerazione nell'immaginario enoico in Italia e naturalmente anche all'estero. Ingiusta, non se lo meritava, non se lo merita, ce lo hanno dimostrato queste annate.